comandante, intanto questa è un'operazione molto importante perché si capisce che molte opere d'arte sono finite in qualche, nelle mani diciamo sbagliate, a volte però si riesce anche a recuperare. Ma questi sono degli aspetti che sono importanti per noi come partito. Noi svolgiamo sul territorio un'azione di controllo, che noi chiamiamo per controllo del territorio, quindi tutte quelle forme di illegalità che sottendono un possibile interesse anche da parte di soggetti troppo dediti a situazioni o collegamenti con ambienti criminali. Quello è il trattamento delle opere d'arte in modo particolare. È possibile la riadattazione nel mercato illecito, questo è un fenomeno che faccio un po' tutta Italia e quindi anche le marche purtroppo non è sempre da questo fenomeno. Certo, questa azione è dimostra al di là del fatto specifico che c'è una vigilanza continua e costante ad aspetti che spesso volte non vengono valutati come si deve. Immenso patrimonio artistico culturale diciamo delle diocesi naturalmente va difeso, no? questo è importante. Certamente è un patrimonio che appartiene alla comunità e va tutelato sia per quanto riguarda il valore artistico culturale sia per quanto concerne ovviamente il valore religioso. E questa statua che è stata così ritrovata senza recuperata si trovava in una chiesa, del cimitero di Mondolfo, dunque è un oggetto di devozione, un oggetto di culto, è un segno insomma della tradizione concreta e vivente di questa comunità. E dunque è un fatto molto positivo ecco, questo recupero, questa restituzione insomma di un bene così importante che viene